Sono passati 5 anni dalla tragica notte del 1° dicembre 2013, quando 7 operai cinesi morirono a Prato nell'incendio scoppiato all'interno della ditta Teresa Moda, nell'area industriale del Macrolotto. L'anniversario è stato ricordato in municipio con un incontro a cui hanno partecipato anche il presidente della regione Enrico Rossi e il procuratore della Repubblica Giuseppe Nicolosi. Dopo la strage del Macrolotto, la regione lanciò la campagna di controlli Lavoro Sicuro. In 5 anni migliaia di aziende sono state passate al setaccio. E dopo gli accertamenti l'84% si è messa in regola. Anche le irregolarità riscontrate si sono fatte, con il passare del tempo, sempre meno gravi. I dormitori abusivi, ad esempio, si sono ridotti ad un terzo. Adesso quindi qual è la priorità? È necessario continuare innanzitutto a operare questo controllo in maniera sistematica, perché dal controllo nascono le condizioni per l'adeguamento alla legalità. Senza controlli la legalità è un valore che si realizza male. Il presidente Enrico Rossi ha annunciato che entro la fine della sua legislatura la regione toscana si doterà di una legge che trasformi il progetto Lavoro Sicuro in una pratica ordinaria e strutturata. Io più volte mi sono rivolto anche al Ministero delle Finanze. Si tratta di esercitare quell'azione continua, costante, per cui questa realtà emerga, si regolarizzi e dia anche un contributo vero in termini di tasse da pagare, in termini di contributo alla comunità complessiva. Per quanto ci riguarda, l'operazione fatta è un'operazione esemplare, da non fermare, da continuare. Abbiamo assunto persone, abbiamo fatto migliaia e migliaia di controlli. Come si vede, questo produce risultati.